E dopo aver ascoltato il nostro vescovo che ci ha anche un po' espresso quello che ha vissuto negli ascolti dei cantieri della strada del villaggio, siamo con Don Paolo Cignante, il nostro vicario per il coordinamento degli uffici pastorali, e con te vorrei parlare invece dei cantieri dell'ospitalità e della casa, ovvero di quello che sta accadendo all'interno delle comunità pastorali che, così come dice il cantiere che io ho alle spalle, erano chiamati a scegliere fra quattro strade, quattro piste di lavoro, quattro ipotesi che il nostro vescovo proprio durante il convegno aveva proposto e che appunto avevamo chiamato cantieri. Come stanno andando questi lavori? Sono stati almeno aperti? C'è un indirizzo? Quali sono stati i cantieri più scelti? Allora, questi cantieri probabilmente sono anche i luoghi più difficoltosi, no? Da una parte anche più affascinanti perché dovrebbero in un certo senso incidere dentro la realtà, dall'altra parte, ripeto, faticosi perché la realtà è faticosa. Non sto qui a ridire perché questa parola cantiere, ma è diciamo un'immagine che accompagna tutta la Chiesa italiana e il cantiere proprio ci racconta, no? Di gente che si mette al lavoro e, su un progetto, poi magari realizzandolo vede che ci sono delle cose da mettere a posto e come una volta ci ha ricordato anche il vescovo, noi fondamentalmente stiamo facendo una ristrutturazione della nostra casa, della chiesa, della nostra comunità, abitandoci dentro e quindi possiamo usare anche questa immagine per capire quale tipo di fatica stiamo vivendo, però anche il desiderio di avere una casa più adatta per le nostre esigenze. Quindi, per quello che noi attualmente sappiamo e che abbiamo raccolto come dato all'interno delle nostre comunità pastorali, perché questa è la misura entro cui ci viene chiesto di sperimentare una delle quattro piste individuate dal Vescovo, noi sappiamo che più della metà delle comunità pastorali si sono confrontate con questa proposta e hanno scelto un indirizzo sui quattro indirizzi proposti. Si può vedere il bicchiere metà pieno o metà vuoto, visto che è poco più della metà. Vogliamo vederlo metà pieno e dire che se più della metà sono riusciti a ritrovarsi, a ridire qual è il loro sogno missionario per la propria comunità, individuare una pista di lavoro, allora si può anche pensare e dedurre che anche gli altri, magari con un tempo un po' più prolungato, possano anche loro giungere almeno a questo, diciamo, step di lavoro e di cammino. Magari vogliamo ricordare quali erano un po' le quattro piste, no? Che aveva indicato il nostro vescovo, che erano anche frutto, peraltro, degli ascolti sinodali del primo anno. Quindi erano un po' le necessità, ma anche i desideri, visto che davvero si parlava di sogno missionario, che cosa da questi ascolti così capillari e così anche apprezzati e devo dire frequentati dalle persone che hanno veramente espresso a cuore aperto e in libertà quali erano i loro desideri. Riassumendo, insomma, un po' le piste di lavoro erano quattro, però magari le ricordiamo. Sì, ti ringrazio per questa domanda perché il cammino sinodale è una, diciamo, tessitura paziente e anche prolungata nel tempo. Appunto, anche quelle quattro indicazioni che il Vescovo ci ha dato nascono certamente da un suo discernimento accompagnato dal Consiglio Pastorale Diocesano, dagli uffici, ma su tutto quel materiale che è stato l'ascolto sinodale del primo anno. Quindi, cioè, siamo dentro questo processo, siamo dentro questo cammino. Sì, il Vescovo, appunto, nel suo discernimento, a partire dall'ascolto sinodale dello scorso anno, aveva individuato fondamentalmente quattro piste, che sono comunque anche quelle scritte alle tue spalle: l'Eucarestia, cuore della Chiesa, i luoghi di partecipazione, il mondo degli adulti e l'iniziazione cristiana dei ragazzi. Questi sono i quattro ambiti sui quali il Vescovo ha proposto alle comunità pastorali di sceglierne
almeno uno e tentare una sperimentazione. Riusciamo un po' a capire su cosa si sono orientate le nostre comunità pastorali, almeno quelle metà che hanno stabilito, sì, che hanno deciso una strada, perché chiaramente sono tutte interessanti e tutte necessitano effettivamente di essere riviste, però ogni comunità aveva il suo sogno, no? Per me la domanda era quella. Sì, sono tutti, ovviamente sono dei pilastri della vita della comunità. E, beh, posso, cioè, abbiamo dei dati che abbiamo anche così evidenziati con dei grafici, diciamo che poco più del 40% delle comunità ha scelto di misurarsi con l'Eucaristia a cuore della Chiesa. Poi circa il 31% sugli adulti come soggetti, forse anche un po' marginali della proposta delle nostre comunità, quindi i loro cammini di fede, e poi viene l'iniziazione cristiana dei ragazzi e a seguire ci sono altre scelte, come appunto dicevamo, i luoghi di partecipazione, anche se diciamo il misurarsi sui luoghi di partecipazione, consiglio pastorale, consigli economici, così non ha oggettivamente riscontrato un'adesione. Forse perché questi luoghi si fanno vivere anche dentro una scelta, cioè non vivono di per sé, sono luoghi del confronto e del cammino. Quindi fondamentalmente mi viene da dire, se uno ha scelto l'iniziazione cristiana piuttosto l'Eucaristia al cuore della Chiesa o il mondo degli adulti, dov'è che poi verranno proposte, tirate le fila, se non nei luoghi di partecipazione? Quindi possiamo pensare che il luogo di partecipazione, ossia il dirsi e il riverificarsi della comunità cristiana nei suoi consigli, siano un po', credo, alla base di tutte le altre sperimentazioni. Senti Don Paolo, è vero che questo, peraltro ce l'ho davanti, era il materiale relativo a questo anno pastorale, però è chiaro che una sperimentazione non terminerà certamente a settembre, perché noi siamo purtroppo abituati a ragionare per anni pastorali, però chiaramente se si chiede alle comunità pastorali di ritrovarsi, ascoltarsi per capire qual è il sogno, in base al sogno scegliere una strada di sperimentazione, abbiamo pensato che il cantiere rimarrà aperto per un po'. Sì, ma soprattutto una cosa evidente a chi è coinvolto e si è lasciato coinvolgere nel cammino sinodale è che veramente i tempi non sono più i padroni del nostro cammino, ma il cammino stesso a dettare i tempi, e questo l'abbiamo sperimentato più volte. E per cui ci prenderemo il tempo necessario, non abbiamo il programma scolastico da portare a termine prima dell'esame. Questo non vuol dire, ripeto, che non ci siano degli step che ci dicono dove siamo, come stiamo e dove siamo arrivati, però ci adattiamo veramente a ciò che il cammino ci sta chiedendo, e quindi le sperimentazioni, presumibilmente, da come percepisco io, inizieranno a partire esattamente dal prossimo anno pastorale. Adesso le comunità, diciamo quelle che l'hanno fatto, le hanno scelte e stanno capendo poi come agire. Vorrei aggiungere una cosa, il nostro desiderio, ed è per questo che abbiamo anche chiesto alle comunità pastorali di farci sapere in quale cantiere si vogliono sporcare le mani, e è quello anche di convocare sulla base dei cantieri le comunità pastorali, nei loro moderatori, i sacerdoti, i laici facilitatori del cammino, per capire come camminare anche un po' insieme a seconda dell'area scelta. Anche perché un'altra cosa che ci siamo detti, ricordo bene il convegno sulla quale si è insistito anche nel primo anno di ascolto sinodale, è quello delle verifiche, no? Quello di quando si lancia qualche cosa, quando ci si butta in un progetto, però prevedere anche dei momenti in cui ci si ferma e si guarda quello che è stato fatto anche prima di andare avanti, no? Per cui certamente il fare delle verifiche e poi anche il mettere in comune le esperienze. Esattamente. Ma poi qui, a mio avviso, c'è un passaggio piuttosto faticoso nel momento in cui noi decidiamo di misurarci con una sperimentazione. Perché?
Certo era importante riattivare un sogno, certo era importante riattivare questo sogno sulla base dell'ascolto della nostra vita e della vita della comunità come luogo nel quale comunque lo spirito si manifesta e ci accompagna e ci sostiene. Ma per attivare una sperimentazione che non è esattamente come dire che so, implementare la formazione liturgica sull'Eucaristia Cuore della Chiesa. La sperimentazione vuol dire attivare proprio dei processi nuovi all'interno delle comunità a partire appunto dall'esperienza che è l'Eucaristia come cuore della Chiesa. Questo implica una rottura con diciamo, l'abitudine e i processi che eravamo abituati a mettere in atto. Questa rottura è faticosa, però abbiamo bisogno di mettere questa rottura per creare uno spazio di vita per un nuovo germoglio, no? È come quell'immagine forse che ci veniva data e donata dall'ascolto sinodale, nel quale la nostra gente ci dice abbiate il coraggio della potatura. La potatura è necessaria perché possano le piante portare dei frutti più rigogliosi. Nella sperimentazione avvengono delle piccole potature, cioè se io sperimento un nuovo modo di proporre i cammini di iniziazione cristiana, evidentemente devo sospendere o fermare quello che stavo facendo prima, e questo non è assolutamente scontato che si abbia il coraggio, la forza di fare questo passo, perché in un certo senso effettivamente di fronte a una sperimentazione si ha un po' il senso di essere di fronte come a un baratro, no? Che non sappiamo bene dove ci porta, però questo è affascinante anche. Il si è sempre fatto così rassicura molto, ma non siamo in fase di rassicurazione, non è quello che ci serve in questo momento, Don Paolo. Siamo in conclusione. Allora, proprio perché abbiamo ricordato che nonostante stiamo andando verso la fine, teoricamente, no? Un po' dell'anno pastorale, dei grossi impegni, non siamo assolutamente alla fine delle nostre sperimentazioni, per cui che cosa ti senti di dire alle nostre comunità pastorali che sono nel pieno di questo lavoro? Beh, prima di tutto che questo cammino sinodale perlomeno ha sradicato il fatto che i nostri cammini siano appiattiti o comunque su quello che è il calendario scolastico, per cui davvero la percezione che noi abbiamo adesso qui come uffici, ma anche nelle nostre comunità, è che il cammino continua, non andiamo in vacanza quest'estate con il cammino delle nostre comunità, ci siamo sempre, stiamo camminando sempre. Guarda, io quello che mi auguro ancora oggi è che chi per tanti motivi non si è ancora misurato con la proposta del cantieri, con l'attivazione di una possibile sperimentazione così, lo faccia. Perché io credo che qui non stiamo giocando, non stiamo facendo stiamo provando a pensare la nostra Chiesa in questo tempo e nel futuro. Quindi credo sia piuttosto importante non tirarsi indietro, non lasciare dire vabbè, io ho sempre fatto così, farò così e poi chi verrà dopo, amen, vedrà lui. Abbiamo una responsabilità verso il nostro presente e verso il futuro. La Chiesa ha sempre avuto anche come preoccupazione il consegnare, no? Una tradizione, un'esperienza, i tesori che custodisce al futuro. Quindi è importante tutti sentirsi responsabili di questo passaggio. L'altra cosa che mi auguro, e veramente concludo, è che si abbia il coraggio di fare queste sperimentazioni, perché io vedo che questo cammino sinodale è sicuramente opera delle nostre mani, del nostro ascoltarsi, del nostro progettare, ma sicuramente la forza per vivere tutto ciò ci è data veramente dal Signore, perché se io penso
quando si è aperto il discorso cammino sinodale, tutti abbiamo detto no, ma non faremo niente, non siamo capaci, non è possibile. Ma invece a ormai due anni dall'apertura di questo percorso dobbiamo dire che siamo riusciti a entrarci dentro e a vedere anche delle prospettive nuove. Allora, buon lavoro a tutti. Grazie.